Buongiorno e benvenuti alla prima edizione di Ora TG, che apriamo parlando della veglia di preghiera. Oggi l'ultimo saluto terreno a Franco Battiato, prima della cremazione delle spoglie del maestro, le cui ceneri verranno sempre custodite all'interno della villetta di Milo, quella che sorge su via Mazzini nella contrada Praino, che è stata dedicata alla madre Grazia. Intanto la notizia, pochi minuti fa, dal comune di Catania, a renderla nota proprio il sindaco Salvo Pogliese, che il lungomare lavico sarà proprio dedicato al maestro, al cantautore siciliano. Vediamo il primo dei nostri servizi, curato da Mario Grasso. È una giornata calda, persino sull'Etna e anche in contrada Praino, nelle discese di Milo, lì dove Franco Battiato ha dimorato per decenni e dove oggi la veglia di preghiera officiata da padre Guido Alberto Bormolini e dal parroco di lingua glossa Orazio Barbarino ha salutato la vita terrena di Franco Battiato, del maestro Battiato di Ciccio, come affettuosamente veniva chiamato da fanciulla riposto, meglio, a Ionia. Un centinaio le persone che silenziosamente, nel massimo riserbo, hanno, sebbene dalla strada, partecipato alla veglia, assolutamente privata, deponendo un mazzo di fiori, l'ultimo omaggio al grande compositore, cantante, musicista, filosofo, spentosi all'età di 76 anni. Le spoglie di Battiato verranno cremate a Carpanzano di Cosenza, poi le ceneri torneranno a Milo, nella casa d'angolo sulla discesa che Franco Battiato aveva voluto dedicare alla mamma Grazia e che saranno testimonianza delle opere terrene dell'uomo Battiato, dell'attaccamento del musicista alla sua terra natia, alla grandezza della natura che lo ha spesso ispirato nella ricerca delle sonorità e delle tradizioni che ha fuso nei suoi grandi successi. Immortali, dicono a Milo, città della musica, anche perché qui avevano trovato dimora Dalle e Battiato, due giganti della musica con la M maiuscola, fari di luce, bussole del tempo, che non ha punti cardinali perché è esso stesso riferimento certo attraverso le note. Oggi l'estremo saluto in forma privata nella cappella della casa all'angolo sulla discesa. Il fratello Michele, la famiglia e gli amici più stretti come Alice, Luca Madonia, Carmen Consoli, i medici che lo hanno avuto in cura, i sindaci di Milo e di Riposto, poi il compositore Roberto Cacciapaglia, Yuri Kamisaska, Giovanni Caccamo. Qualcuno prega fuori dalle mura, altri applaudono. Nelle radio i brani di Battiato invadono l'etere nella mente il ricordo delle tante canzoni che adesso si scopre non moriranno mai, perché le canzoni di Battiato non sono canzoni, ma percorso di vita. È inutile cercare testimonianza su Battiato, perché Battiato alla fine lega ciascuno alla sua musica e alle sensazioni che la musica di Battiato diffonde in ognuno, in alcuni casi penetrando l'anima, come solo i grandi riescono a fare. Padre mio, io mi abbandono a te. Fa di me ciò che ti piace, qualsiasi cosa tu faccia di me ti ringrazio. È per me un'esigenza di amore il donarmi a te, l'affidarmi alle tue mani senza misura, con infinita fiducia, perché tu sei mio padre. No, i versi non li ha scritti Franco Battiato, ma Charles de Foucault. Battiato li recitò però nel settembre del 2017 durante un incontro con i ragazzi a lingua glossa. Era la testimonianza della ricerca, dell'essere, dell'io, del perché, la testimonianza di un uomo che ogni giorno meditava in silenzio, nel silenzio dell'Etna. E lo avete visto anche in queste prime immagini, un centinaio le persone davanti la villa di Battiato, Villa Grazia, durante la messa cerimonia di questa mattina. Era un uomo che cercava e ricercava l'uomo oltre l'uomo, ha detto padre Barbarino, che ha concelebrato il rito della benedizione che si è svolto appunto questa mattina. Ancora Mario Grasso. Il passo del Vangelo scelto per salutare Franco Battiato è quello delle beatitudini, poi la preghiera che tanto gli piaceva, quindi padre Orazio Barbarino racconta così il suo Franco Battiato. Siamo qui per vivere un dolore con grandissima dignità, per cui la famiglia, tutti, e credo forse è il messaggio da accogliere da parte di tutti, cioè ricordando lui ripartiamo anche noi. Io sono convinto di sì, perché è Dio che viene incontro a noi. Non siamo, cioè, noi andiamo in cerca di Dio. Diceva Simone Weil, anche noi non ci possiamo muovere verticalmente. Perché anche girassimo tutto il mondo, non raggiungeremmo mai Dio, è Dio che viene incontro a noi.
e come un mendicante getta dei semi, anche perché ma lo dice. Io sono convinto che lui nei riguardi della morte aveva una frequentazione continua, cioè io che vivo, sto parlando di lui, sto parlando di me, io penso alla morte, ma per pensare alla morte credo bisogna pensare alla vita, cioè non è una riflessione drammatica, lo è per certi versi, però credo la cosa più bella è che tu devi vivere e in questo senso ci si prepara alla morte. È anche vero che nessuno ci prepara alla morte, faceva parte della condizione nostra, e, come dire, siamo nelle mani di Dio. Io credo, sono le parole che, come dire, ci siamo dette, come dire, io non l'ho sentito parlare ultimamente, no? Come dire, ma medito sulle parole precedenti, come dire, è un compagno di viaggio, per cui le parole che lui ha detto in vita ti risuonano, per cui io voglio conservare le sue parole, la sua vita. Cioè lui non è stato uno che ha studiato anche, ha letto moltissimo, chi entra nella sua casa c'è una biblioteca enorme di 10.000 volumi. Non so. E, credo non era il libro che lo ha introdotto nella vita, lui aveva la bandiera della sperimentazione, della ricerca, è andato dovunque, per cui non ha letto solamente, ha voluto capire le cose vivendole. Credo in questi anni così pieni di grande, come dire, di grande indifferenza, dove tutti parlano di spiritualità e forse siamo tutti fermi, forse lui è uno che dice muoviamoci. Luca Madonia è uno dei musicisti che più di altri hanno avuto la fortuna di collaborare con Battiato, persino andando insieme a Sanremo, ma c'è ben altro ovviamente. Commosso, l'ex leader dei De Novo. Credo che ovviamente tutti sapete chi era Franco, la sua grandezza, le meraviglie che ci ha regalato. Credo che questo possa bastare per andare avanti in un certo senso. Lui è sempre stato l'artefice del suo destino e mi piace pensare che sia stata anche una sua scelta, non ha mai avuto paura della morte. Franco sapeva, l'ha sempre detto nei suoi brani, che siamo tutti di passaggio. Ecco, io voglio viverla così. E niente, perdonatemi, è una giornata un po' pesantina. C'è il sindaco di Milo, ma c'è anche il sindaco di Riposto, all'ultimo saluto, che racconta così di Franco Battiato, anzi di Ciccio Battiato. Non ha bisogno di un piccolo parterre, lui partiva ormai al parterre universale. Ciccio è nato a Riposto, nativo di Riposto, ha speso la sua gioventù a Riposto, in particolare nel quartiere del Carmine, lo Scaricello, a cui è praticamente legato, tant'è vero che nelle sue prose, canzoni, l'ha sempre spesso ripetuto, quindi il miglior cittadino che abbiamo avuto, la migliore figura, non a caso, la migliore figura, non a caso intitolò sicuramente uno spazio, sarà una piazza, sarà una strada, qualcosa di grande. E il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, questa mattina ha dato l'annuncio che molti attendevano. Il lungomare lavico di Catania sarà intitolato a Franco Battiato. Oggi in città è stato osservato il giorno del lutto cittadino, così come a Milo e a Riposto. La spettacolarità del nostro lungomare, che unisce visivamente l'Etna con il Mar Ionio nel contesto della roccia lavica, delle antiche eruzioni del nostro vulcano, diventerà dunque simbolo di un uomo, un artista che ha interpretato magnificamente i valori della natura, travalicando i confini della Sicilia e dell'Italia per la sua innata capacità di cogliere i sentimenti più profondi dell'umanità. E nel giorno dell'ultimo saluto a Franco Battiato, l'Etna si risveglia e dà spettacolo. La scorsa notte, 4 ore di parossismo con fontane di lava ed emissioni di cenere che sono ricadute nell'area ionica. Gli esperti hanno associato questo episodio ad un vero e proprio addio del vulcano al maestro. È durata poco meno di 4 ore la nuova fase eruttiva sull'Etna la notte scorsa, con fontane di lava ed emissione di cenere. Il parossismo, cominciato intorno alle 2:40 con la ripresa dell'attività stromboliana, ha interessato ancora una volta il cratere di sud-est, da cui è emersa anche una colata lavica. Alle 7:12, come osservato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, l'attività si è conclusa. La colata, che si espandeva in direzione sud-ovest, risulta poco alimentata e dal punto di vista sismico l'ampiezza del tremore
calore vulcanico è in decremento, attestandosi su un livello medio. La nuova fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa non ha avuto alcun impatto sull'operatività dell'aeroporto di Catania. La cenere spinta dal vento è ricaduta sui comuni della fascia ionica, colpendo in modo particolare Riposto. Nelle prime ore della mattina, a partire circa dalle 3, c'è stata un'intensificazione dell'attività eruttiva stromboliana al cratere di sud-est, che poi è evoluta in attività di fontana di lava, diciamo riproponendo un po' il quadro che avevamo lasciato l'1 di aprile con, diciamo, l'ultimo episodio di fontana di lava. In questo caso il fenomeno è stato meno intenso rispetto a quelli del periodo marzo-aprile, almeno queste sono le prime indicazioni. C'è stato un impatto su ricaduta sempre di materiale piroclastico non molto consistente, questa volta nel settore orientale fra i presi di Sant'Alfio e di Riposto. E poi, diciamo, nelle prime, fra le 7 e le 8 del mattino, il fenomeno è rientrato e si è concluso, quindi rientrando nella tipicità di questi fenomeni dell'Etna. Un episodio del tutto inatteso e diverso dai precedenti, come hanno rilevato molti vulcanologi. In tanti, esperti compresi, hanno associato questo fenomeno ad un ultimo saluto del vulcano a Franco Battiato. Un legame unico, ancestrale, quello tra il maestro e il vulcano. Proprio sull'Etna è stato ambientato questo videoclip dell'ultimo brano dell'artista Torneremo Ancora. Oggi una nuova fontana di lava dell'Etna saluta il primo giorno senza uno dei più grandi artisti contemporanei, scrivono su NGV Vulcani Alessandro Bonforte ed Eugenio Privitera. Damanti della bellezza in tutti i suoi aspetti, della creatività della natura e della sua perfezione, non possiamo che essere toccati dalla mancanza di una figura, quella del maestro Franco Battiato, che aveva fatto della conoscenza e della cultura la sua principale fonte di ispirazione. E così vogliamo pensare, aggiungono, che anche la mamma di tutto il popolo etneo, la nostra amata Montagna Viva che ci accudisce e ci bastona tutti, abbia voluto piangere oggi uno dei suoi figli più vulcanici con questa fontana di lava all'alba che illumina il primo giorno buio. Per noi, e speriamo per tutti, questa del 19 maggio 2021 resterà la fontana di Franco Battiato. A fargli eco dal suo profilo Facebook un altro vulcanologo, Boris Benck, l'Etna ha voluto mandare il suo ultimo saluto al grande maestro defunto, uno dei suoi figli più noti, Franco Battiato. In maniera del tutto sorprendente si è riattivata la bocca della sella al cratere di sud-est e fino all'alba ha dato uno spettacolo sublime senza, conclude, l'acuta violenza dei parossismi precedenti, l'addio dell'Etna ad uno dei suoi figli contemporanei più illustri e vulcanici. C'è stata un'operazione antidroga di Polizia di Stato e Guardia di Finanza sull'asse Italia-Stati Uniti d'America, 29 indagati, 9 provvedimenti di custodia cautelare, tra loro ci sono anche 5 medici ed uno è stato interdetto per un anno dalla sua professione. Ossicodone di facile reperimento si è scoperto nell'operazione Fast Shipping. Vediamo il servizio. Ossicodone facile, la sostanza oppiacea contenuta in alcuni farmaci acquistata illecitamente in Italia e spacciata negli Stati Uniti d'America. 9 provvedimenti cautelari, 29 persone indagate, ci sono anche 5 medici coinvolti nell'operazione Fast Shipping condotta in maniera congiunta da Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Siracusa e Catania. Un professionista interdetto per 12 mesi, sequestro preventivo inoltre per il medico nella forma equivalente di circa 115.000 euro. I reati: associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale allo spaccio di sostanza stupefacente, prescrizione abusiva di farmaci, truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, ricettazione e falsità commessa dal pubblico ufficiale in certificazione. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, direzione distrettuale antimafia, svolte dal Commissariato della Polizia di Stato
di Augusta e dalla compagnia della Guardia di Finanza della stessa città, con il supporto operativo di unità specializzate della squadra mobile del nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo etneo, hanno permesso di far luce su un'associazione criminale che teneva in piedi un traffico illecito di ossicodone. Si è scoperto che grazie a medici compiacenti la sostanza veniva prescritta a favore di persone decedute o di coloro che non avevano bisogno alcuno di terapia oppiacea. Accertate circa 3.000 prescrizioni che sfociavano poi in molteplici spedizioni agli States. Si utilizzavano plichi appositamente imballati con materiali idonei a schermare il contenuto e recanti mittenti e destinatari fittizi al fine di frazionare i punti d'arrivo della merce per ostacolare eventuali controlli. Provvidenziale è stata la cooperazione internazionale di polizia sostenuta dagli investigatori italiani con i funzionari dell'Homeland Security Investigation, che si occupa di contrasto alle attività illecite transfrontaliere. A tal riguardo, l'organo collaterale americano ha proceduto lo scorso gennaio anche all'arresto in flagranza di reato nei confronti di un sodale residente negli USA al momento della ricezione di un plico contenente il farmaco. Per quanto riguarda gli interessi nazionali, particolare rilevanza assume invece il danno arrecato dal comportamento degli indagati alle casse dell'erario, poiché in Italia l'ossicodone è disponibile in farmacia dietro specifica prescrizione medica. Il traffico di stupefacente è stato alimentato nel corso degli anni a spese della sanità pubblica. I carabinieri della stazione di Gran Michele hanno denunciato tre donne di 50, 56 e 64 anni, nonché un uomo di 64, ritenuti responsabili di truffa aggravata, false attestazioni o certificazioni della propria presenza in servizio ed interruzione di pubblico servizio. E l'attività investigativa, conclusasi con l'avviso agli interessati della conclusione delle indagini, aveva preso spunto dalle confidenze raccolte dai familiari in merito a presunti episodi di assenteismo all'interno degli uffici comunali del comune calatino. I militari si sono avvalsi del supporto degli impianti di videosorveglianza, state vedendo alcune immagini, attuando un'intensa attività di pedinamento che ha consentito di verificare delle condotte poco ortodosse dagli impiegati già individuati. Due donne in particolare, giustificando per servizio l'uscita dalla propria sede lavorativa, erano solite invece a bordo dell'autovettura di una delle due preoccuparsi della quotidiana spesa alimentare, di dilungarsi in lunghi caffè con annessa appassionata conversazione o anche quel dipendente che ancora con la propria macchina abbandonava l'ufficio per recarsi a casa. Certamente le divagazioni lavorative con le finalità più originali sono quelle che riguardano una delle impiegate indagate che con regolare cadenza abbandonava la propria sede di servizio per incontrare l'amante. I due, senza preoccuparsi di essere colti in flagranza dei rispettivi coniugi, erano soliti incontrarsi nei pressi della sede dell'ufficio comunale della donna e quindi allontanarsi a bordo dell'autovettura dell'uomo. E ancora, ritenuto colpevole di una scia di ben 5 furti, è stato arrestato dai carabinieri di Siracusa Ortigia Ugo Luca Pugliaro, lo vedete in foto, 25 anni, già noto alle forze dell'ordine a causa di numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Il giovane ladro seriale è stato incastrato grazie alle immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali dove ha commesso i colpi, che ritraevano peraltro le modalità spesso violente delle sue azioni criminali. Pugliara era poi evaso dagli arresti domiciliari ai quali era stato sottoposto il giorno prima dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ed è stato nuovamente arrestato e riaccompagnato alla sua abitazione. Primo vero banco di prova oggi al lab vaccinale del Palasport ad Acireale, nel complesso sportivo adattato a piattaforma vaccini, ingressi e inoculazioni senza la temuta ressa. Intanto oggi, per la prima volta dallo scorso mese di ottobre, si segna un dato importante, ovvero zero casi positivi in città, ad annunciarlo il sindaco anche con un post su Facebook. Vediamo il nostro servizio curato da Salvo Cutuli.
Non c'è stata la temuta ressa dei cittadini nel primo vero banco di prova al lab vaccinale del Palasport di Ceriale, che già nella giornata di ieri ha inoculato le prime dosi di vaccini senza particolari criticità. Il sistema delle prenotazioni online contribuisce a smaltire le centinaia di richieste, circa 600 quelle previste nella sola giornata odierna, a fronte di una capacità di 1200 somministrazioni quotidiane nella più grande piattaforma vaccini allestita a nord dell'area metropolitana etnea, che conta una popolazione di circa 250.000 residenti spalmati tra l'area Cese e quella pedemontana. Intanto emerge un altro dato positivo: oggi ad Acireale non è stato accertato alcun caso positivo al Covid, non accadeva dallo scorso ottobre, lo comunica il sindaco Lì dalla sua pagina social. La campagna vaccinale prosegue speditamente e il target delle 50.000 persone vaccinate al giorno in tutta l'isola in questi ultimi giorni, se il trend tiene, in un mese il siero verrà inoculato ad 1 milione di siciliani. A conti fatti, entro la fine dell'estate la Sicilia potrebbe raggiungere l'immunità di gregge. Al lab del Palasport si accede per prenotazioni anche su base volontaria, in questo caso però i tempi di attesa sono più lunghi. Ricordiamo il sito per le registrazioni testcovid.costruiresalute.it. In alternativa si può contattare il numero verde gratuito 800 00 9966. Al Palasport operano a pieno regime 16 medici, altrettanti infermieri e 24 amministrativi, con accessi regolati da distanziamento e passaggi riservati ai disabili. Francesco Mazzarino è uno dei medici responsabili del centro vaccinale Acese. Il primo banco di prova è stato ieri. Ha retto benissimo anche ieri, ma oggi ancora meglio. C'è stato un assalto alla diligenza stamattina, diciamo, credo che ci fosse gente già dalle 6, 6 e mezza. Siamo riusciti a reggere l'onda d'urto in modo abbastanza brillante e adesso tutto gira a regime con un meccanismo oleato perfetto. Ad Acireale vengono somministrati i vaccini dell'AstraZeneca, Pfizer, a breve anche quello di Moderna, da oggi anche quello della Johnson & Johnson. Oggi sarà il banco di prova iniziale per quello che poi dovrà essere un ulteriore aumento delle vaccinazioni rispetto a quelle che stiamo facendo. Ieri abbiamo fatto circa 300 vaccinazioni, già stamattina a quest'ora siamo arrivati a circa 250 già adesso. Quindi l'affluenza è abbastanza, anche perché devo dire che le persone stanno venendo in orario di prenotazione, come avete visto, forse avete potuto vedere fuori non c'è una grande ressa, stiamo cercando di smaltire nel più breve tempo possibile le persone che sono state visitate e quindi cercare di riuscire a più presto a dare il servizio alla gente. Oggi e domani ancora ci sono i volontari, che però i volontari possono fare solo AstraZeneca in questo momento. Il resto solo stiamo facendo Pfizer e abbiamo iniziato a fare Johnson & Johnson oggi. Non abbiamo Moderna. Le fasce previste, a parte le persone ultra settantenni? No, fino a noi da 40 anni in giù stiamo vaccinando. Insomma, vaccinate tutti. Sì. Io poi sono personalmente anche un pochino più avanti, cerco di vaccinare tutti, di trovare il modo di vaccinare tutti, però certamente tutti non è possibile, i ventenni ancora non li possiamo fare. 16 motociclisti sono stati sanzionati in provincia di Siracusa per aver violato la normativa anti-Covid vigente sino a domenica 16 maggio, la quale stabiliva il divieto di spostamenti fuori dal comune di residenza senza validi motivi. Nonostante fosse stato annunciato l'imminente passaggio alla cosiddetta zona gialla, i centauri non hanno voluto attendere l'allentamento delle restrizioni, radunandosi lungo la strada provinciale 124 tra Palazzolo e Bucchieri, dove sono stati multati dalle pattuglie dei carabinieri per un totale di 8.500 euro. E ancora ad Adrano la polizia interviene per una rissa in piazza Umberto, contendenti portati all'ospedale e poi in commissariato. Un 35enne ed un 45enne di origine tunisina si sono resi protagonisti di un violento litigio. Dai controlli è emerso che entrambi erano privi di permesso di soggiorno. Per loro è partito l'iter per l'espulsione dal territorio nazionale. I due sono stati denunciati, appunto si tratta di due soggetti di origine tunisina residenti ad Adrano, e sono stati identificati dopo una segnalazione fatta al commissariato di polizia. Gli agenti
sono giunti alla centralissima piazza Umberto, dove era in corso il litigio che ha coinvolto un gruppo di connazionali. Una volta sedata la rissa e accompagnati i due feriti all'ospedale, i poliziotti hanno portato entrambi al commissariato, dove è emerso appunto che entrambi erano privi di regolare permesso di soggiorno. Il 35enne in particolare si era introdotto in Italia clandestinamente a luglio del 2019, mentre sono in corso gli accertamenti per capire i motivi che hanno portato alla rissa. Per i due sono stati avviati gli iter per l'espulsione dal territorio nazionale. Il 15 settembre del 1921 moriva Nino Martoglio, organizzata una serie di celebrazioni per il centenario. Stamani a Catania presentato anche il comitato riconosciuto dal Ministero della Cultura. Ascoltiamo il servizio curato da Filippo Romeo. Mostre, convegni, giornate di studio, rassegne cinematografiche, pubblicazioni e spettacoli teatrali. Il Comitato per le celebrazioni del centenario della morte di Nino Martoglio, presieduto dal sindaco di Catania Salvo Pogliese, ha illustrato nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti le iniziative organizzate quest'anno per celebrare il poliedrico artista che si distinse nel campo teatrale, della poesia in lingua siciliana, del giornalismo di impegno civile e dell'allora nascente arte cinematografica. Palazzo della Cultura, Teatri San Giorgio e Machiavelli, la prestigiosa Sala Vaccarini delle Biblioteche Riunite Civica e Ursino Recupero e luoghi ubicati nel cuore della Civita, il quartiere catanese fonte di ispirazione per molte poesie e personaggi teatrali di Martoglio, le location che faranno da cornice alle iniziative. Ci prepariamo adesso ad aprire a tante iniziative che speriamo possano essere corali, che ovviamente andranno dalle giornate di studio, alla rappresentazione teatrale, alle rassegne cinematografiche, anche alla divulgazione della scuola, affinché la memoria di Martoglio, che ha fatto la storia della nostra città, del teatro e non solo, diventi davvero scritta nel DNA anche di chi, delle nuove generazioni. Lanceremo anche da qui a breve il Catania Summer Fest, anch'esso sarà profilato su una celebrazione grande dedicata a Nino Martoglio, quindi grazie a questo personaggio che ha fatto grande la Sicilia nel mondo. Altre manifestazioni sono in programma nel comune di Belpasso, città natale di Martoglio, e in sedie di istituzioni culturali nazionali ed internazionali. Il comitato riconosciuto dal Ministero della Cultura è composto, oltre che dai comuni di Catania e Belpasso, dagli assessorati regionali al turismo, sport e spettacolo e ai beni culturali e all'identità siciliana, dall'Università e dal Teatro Stabile di Catania. Un comitato autorevole che ha lavorato più di un anno, sin dalle primissime battute in pieno Covid, per farsi trovare pronto a questo compleanno straordinario, 100 anni del nostro Nino Martoglio. Tutte le autorità istituzionale, le autorità culturali si sono unite insieme con un grande riconoscimento da parte del Ministero alla Cultura, del nostro governo, che ha riconosciuto in questo comitato un lavoro davvero sinergico. L'assessore al turismo di Acireale, Fabio Manciagli, regolamenta gli eventi estivi invitando enti ed associazioni a comunicare in assessorato le iniziative in calendario per la stagione estiva in modo da non sovrapporre gli spettacoli e le attività culturali. Il Comune di Acireale, assessorato al turismo, ha pubblicato sull'albo pretorio l'avviso per la presentazione di proposte riservate all'organizzazione di eventi nel corso della prossima estate. L'annuncio è rivolto ad enti, comitati ed associazioni anche parrocchiali che intendono proporre spettacoli ed incontri culturali o di interesse collettivo, a comunicare all'ufficio attività produttive, date e tipologie delle esibizioni affinché non si verifichino contrapposizioni in termini di giornate, consentendo al Comune di spalmare su più giorni e in maniera omogenea su tutto il territorio comunale, quartieri e frazioni comprese, spettacoli ed altre iniziative di carattere ludico-ricreativo. È il secondo anno che l'amministrazione istituisce un apposito bando per venire incontro, anche con un contributo economico, alla programmazione delle manifestazioni cittadine estive, slittato di qualche mese rispetto al passato per l'emergenza sanitaria e le restrizioni in materia. Il Comune ha inoltre pubblicato un avviso di affidamento triennale della gestione dell'Arena Eden interna alla Villa Belvedere, riservata alla proiezione di pellicole. Il cinema all'aperto in questo luogo rappresenta un pezzo importante della storia acese ed ha sempre incassato il favore degli acesi e non solo. La fruibilità del sito a posti illimitati e contingentati, un primo segnale di normalità dopo mesi di limitazioni alla libertà personale. Abbiamo appunto lanciato l'avviso che riguarda le proposte da parte di associazioni, enti o parrocchie. Questo, diciamo, è un avviso che abbiamo fatto ogni anno. Quest'anno logicamente è partito un po' in ritardo, ma è partito in ritardo proprio per salvaguardare sia le associazioni che noi, perché grazie a questo abbiamo avuto più sicurezza da parte dei decreti del Ministero.
Come ogni anno appunto il Comune lancia questo avviso per cercare di aiutare le varie associazioni a organizzare, dando magari dei piccoli contributi o dei servizi, quali possono essere il palco, le sedie o il pagamento della SIAE. Logicamente uno degli altri obiettivi importanti è quello di cercare di suddividere questi appuntamenti in diverse date, in modo tale appunto da evitare concentramenti sulle stesse date, ma allo stesso tempo anche quello di cercare di poter mettere questi eventi in diverse parti del territorio, proprio per cercare di evitare che tutto venga concentrato o in un centro oppure in una piazza. Questo noi ci auguriamo che possa essere, anzi è stato, e possa essere anche in futuro uno strumento ottimo per poter organizzare i nostri eventi. A proposito degli eventi, riapre le riviera della Villa Belvedere con una serie di proiezioni cinematografiche a ingressi contingentati. Sì, appunto, anche su questo abbiamo fatto un avviso. Quest'anno l'avviso sarà per 3 anni, riguarderà appunto il periodo di luglio a settembre del 2021, 2022 e 2023. E per noi questa è una grande ricchezza per il nostro territorio, perché è stata un'arena, diciamo, sempre abbastanza seguita dagli acesi, non soltanto. Del resto ricordo che ospita 217 posti più 2 posti per i disabili. Logicamente tutto questo oggi ha delle restrizioni dovute appunto ai decreti ministeriali, ma è giusto che sia così. Però sono sicuro che anche quest'anno possa ottenere un ottimo successo chi appunto prenderà in gestione l'Arena Eden. A Cireale ricorda Franco Battiato, scomparso ieri nella sua casa di Milo a 76 anni, con la programmazione dei suoi maggiori successi diffusi sul circuito audio cittadino lungo tutto il centro storico, e c'è anche la proposta di intitolare a Battiato il Palazzo del Turismo, un omaggio al grande artista ripostese che si diplomò al liceo scientifico Archimede. Abbiamo deciso anche noi appunto di lanciare un segnale nel ricordo del grande maestro, un maestro appunto che ha lasciato un segno indelebile su tutto il territorio nazionale, mondiale, ma anche qua da Cireale. Come diceva lei bene, appunto non è acese, però in un certo qual senso noi lo sentiamo come un nostro concittadino. Del resto ha studiato proprio liceo scientifico di Acireale. Abbiamo deciso di mettere per qualche giorno la filodiffusione alle sue canzoni, per poter sì che la gente lo possa ascoltare, ma soprattutto lo possa ricordare. Nuovamente in studio, non ci sono notizie o aggiornamenti dell'ultima ora, dunque si conclude qui la prima edizione del nostro telegiornale, disponibile all'indirizzo che vedete sovraimpressione anche sul nostro canale YouTube e sulla pagina Facebook. Adesso le previsioni meteo, la regolare programmazione della rete. A voi tutti buon pomeriggio. Le previsioni meteorologiche per la giornata di domani, mercoledì 20 maggio. Come vedete il cielo sarà sereno su tutta l'isola, i venti saranno deboli, i mari calmi. Uno sguardo adesso alle temperature. Sul capoluogo etneo avremo una minima ed una massima rispettivamente di 17 e 26 gradi centigradi. Temperature speculari o quasi nel ragusano, mentre Siracusa registrerà la massima più alta con una minima però di 13 gradi centigradi, mentre di massima avremo 28 gradi. La temperatura più bassa venne notata con 7 gradi centigradi.